Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È ormai imminente ragazzi l'arrivo del nuovo regolamento per quanto riguarda i nostri amatissimi droni. Questo video è un video dedicato a chi vuole acquistare un drone ma non vuole fare corsi online, non vuole mettere un segnalatore elettronico sul proprio drone, quindi vuole volare in libertà senza nessun problema. E per fare questo ragazzi bisogna acquistare un drone che stia sotto i 250 grammi. Allo stato attuale il mercato sì è pieno di droni sotto i 250 grammi, ma sono tutti droni con caratteristiche poco importanti o con caratteristiche, se vogliamo, giocattolo, tipo questo SG106, che è un drone divertentissimo. Io lo consiglio a chi vuole acquistare un drone per divertirsi a casa, per divertirsi in giardino, però ovviamente è un drone da 40 euro, quindi diciamo con caratteristiche poco serie se vogliamo, anche se ha la sua fotocamera a 720p, però è un drone diciamo giusto per divertirsi, per un bambino, è un drone vicino al giocattolo, e di questi ce n'è veramente una marea. Questo video invece è dedicato a chi vuole qualcosa di serio, o meglio di più serio, senza avere però diciamo tutte le menate per quanto riguarda i droni che superano i 250 grammi. Allora ragazzi, vi dicevo prima, il mercato per quanto riguarda i droni sotto i 250 grammi è pieno così di droni, ma con caratteristiche importanti o diciamo con caratteristiche serie il mercato un po' piange. Allo stato attuale, 14 maggio 2019, il mercato è veramente triste. Quelli che secondo me allo stato attuale sono i migliori droni per chi vuole stare sotto i 250 grammi, ragazzi, i droni di cui vi sto parlando sono questi. Allora partiamo dal più piccolo, il più economico, ovviamente il più conosciuto, il piccolo DJI Tello, che rimane sempre un drone super top, nel senso che a livello di volo, stabilità, overing, chi più ne ha più ne metta, è davvero insuperabile. C'ha i suoi limiti, i suoi difetti, quello più grosso ovviamente è il fatto di non avere una micro SD, quindi di perdere dei frame durante la registrazione dei video, anche se però dalla sua c'è una stabilizzazione di immagine che è veramente buona. Le foto sono buonissime per essere condivise nei vari social, su WhatsApp, quello che volete. Comunque un drone ragazzi che veramente per chi vuole divertirsi in sicurezza, questo è un drone davvero importante. Ovviamente c'ha dei limiti, il suo peso, quindi a volare all'esterno non ci deve essere un filo d'aria, però rimane un drone davvero piccolo ma fatto bene, quindi un drone secondo me molto serio per come è stato costruito e concepito, perché davvero ha un overing che è qualcosa di impressionante. L'altro drone di cui volevo parlare, andiamo in ordine di prezzo, è questo ragazzi. Questo è nuovissimo, è il Ninja 913. Se ne è parlato tanto su YouTube, su internet, perché comunque è un drone che ha caratteristiche importanti. Pesa 209 grammi, quindi tranquillamente sotto i 250 grammi. Ha il GPS, ha la bussola, ha il barometro, non ha nessun sensore sotto, ma vola da Dio ragazzi. Lo sapete che se io vi dico una cosa è perché la penso veramente. Non faccio mai o non dico mai cose tanto per dire, cioè se le dico è perché le penso, poi possono essere non condivise dagli altri, ma questo qua ragazzi è un drone che se lo acquistate e lo provate rimanete di stucco. Ha la fotocamera inclinabile, ovviamente con le mani, prima di decollare la potete inclinare, motori brushless, quindi ragazzi un drone che vola benissimo, è fatto bene, però sto parlando proprio a livello di materiali, sono materiali diciamo molto curati, è silenziosissimo, non si sente neanche volare, è impressionante ragazzi. Questo qua è un drone che vola da Dio, è qualcosa di eccezionale da pilotare. Anche la fotocamera ha una fotocamera importante in full HD ed è anche stabilizzata bene. Il suo limite allo stato attuale, perché è nuovo quindi si presume che venga aggiornato presto, è proprio la definizione dei video, che pur essendo in full HD hanno una definizione molto scarsa, quindi sono file veramente piccoli di dimensioni, ma anche la definizione delle immagini rimane un po' scadente. Quando andranno a risolvere questo problema, nel senso che faranno trasportare più dati alla micro SD, probabilmente la qualità aumenterà e davvero ragazzi diventa un drone top. Però è un drone che ha caratteristiche di volo che piacciono molto, il GPS aggancia anche tranquillamente 17 satelliti, ragazzi veramente questo drone merita tantissimo, e sotto i 250 grammi allo stato attuale è uno dei pochi che merita attenzione.
Il terzo, ragazzi, drone di cui vi parlo oggi, che secondo me è il drone top sotto i 250 grammi, sempre ad oggi, sebbene ha 2 anni di vita, perché ormai questo Zerotech Dobby, ragazzi, ha già 2 anni di vita sulle spalle. Cosa dirvi, ragazzi? È un drone che praticamente ha tutto quello che hanno i droni più importanti, come se prendessimo, ragazzi, lasciatemi correre il paragone, un prodotto DJI, praticamente ha tutte le caratteristiche, non so, di uno Spark, di un Mavic Air. Sto parlando di caratteristiche tecniche, nel senso di cosa ha lui a livello tecnico. Ovviamente la cosa principale che non ha è il gimbal, però, ragazzi, per il resto ha GPS, sensore ottico, sensore a ultrasuono, bussola, cioè veramente è un drone che vola benissimo ed è sotto i 250 grammi. Fa video in 4K, le foto sono spettacolari e anche i video sono stabilizzati bene. L'unico drone, ragazzi, con una qualità video così alta e ben stabilizzata elettronicamente. Quello che vi dicevo prima, ragazzi, ha 2 anni di vita, ma è per adesso, con questo nuovo regolamento, è quello che ne esce meglio a testa alta, perché, ragazzi, magari prima un po' snobbato, perché comunque il prezzo non è basso, ragazzi, di questo drone. Quindi magari uno decideva di acquistare, che ne so, un altro drone spendendo magari qualcosina in più, ma con caratteristiche ovviamente ancora più importanti. Ma adesso, con questo nuovo regolamento, ragazzi, chi vuole stare sotto i 250 grammi e avere video e foto di qualità, questo è l'unica soluzione al momento disponibile, anche se ha caratteristiche magari un po' obsolete. Infatti la batteria dura poco, perlomeno quella originale dura solo 7 minuti. Se si comprano invece quelle, diciamo, di terze parti, si arriva anche a 14 minuti. Anche lui i suoi motori brushless, probabilmente non sono di ultimissima generazione, perché ha già 2 anni, vi dicevo, sulle spalle. Però, ragazzi, ha tutto, praticamente fa tutto quello che fa un drone, ragazzi, di fascia alta, e in più è praticamente ingombro zero, perché quando lo andiamo a chiudere, ragazzi, questo Dobby diventa veramente tascabile. Questo è proprio essere tascabile. Quindi, ragazzi, non ve lo sto a descrivere più di tanto, ragazzi, perché comunque ormai lo conoscete tutti. Il problema è che adesso deve essere rivalutato, perché sotto i 250 grammi nessuno allo stato attuale è come lui. Quindi, ragazzi, questi sono, secondo me, a mio parere, ad oggi, ripeto, 14 maggio 2019, gli unici droni disponibili sul mercato con caratteristiche importanti, che non entrino nella fascia giocattolo, che stiano sotto i 250 grammi. Quindi, ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi, se anche per voi questi droni sono i droni ideali per stare sotto i 250 grammi a livello di concretezza e caratteristiche tecniche. E parlo di caratteristiche tecniche vere, che funzionano veramente, non scritte sulla confezione, tipo questo, che è proprio il Fairy, che è un drone che è veramente non scadente. Di più, sì, sulla scatola faceva tutto, praticamente veniva dato per drone che faceva tutto, infatti anche lui sarebbe rientrato tranquillamente nei 250 grammi. Il problema è che non si vola in sicurezza, fa tutto quello che non deve fare. Quindi, ragazzi, io vi parlo di droni che vi facciano volare in sicurezza, che siano piacevoli da pilotare e che facciano comunque foto e video buone o accettabili. Quindi, per me, ragazzi, l'unica scelta al momento sono questi 3 droni. Quindi, ragazzi, se non volete fare test online o applicare segnalatori elettronici sul vostro drone, l'unica scelta ricade su uno di questi 3 droni, secondo me, o a meno che droni giocattolo come questo che vi ho fatto vedere prima. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho dato la mia idea per quanto riguarda i migliori droni sotto i 250 grammi vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube e ci vediamo nei prossimi video, voli o test, ciao!